ma è in collegamento con noi proprio oggi e lo invitiamo a parlare, a raccontarci. Flavio Aurelio, cabarettista, musicista e scrittore, così ci presenta lui in prima persona lo spettacolo di questa sera. Buonasera Flavio. Scusi un attimo che non l'ho sentito. Ottimo, ora la risento. Buonasera, grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi e grazie per l'opportunità che mi state dando. Sono qui in teatro insieme all'amico regista Renato Sarti, che insomma della cui esperienza mi voglio avvalere fino in fondo, e stiamo appunto allestendo le ultime cose dello spettacolo che andrà in scena questa sera, la formazione professionale televisiva, e è uno spettacolo che racconta la storia di uno tipo di spettacolo che ultimamente non è più riconosciuto come tale, come era alle origini. Oggi noi pensiamo che il cabaret sia comicità, in realtà i comici con il cabaret non c'entrano assolutamente nulla, e questo lo si scoprirà proprio nel racconto che io andrò a esternare sulle assi del palco del Teatro della Cooperativa, un racconto che si avvale di una ricerca effettuata da 20 anni a questa parte, che ha portato anche alla costituzione dell'archivio storico del cabaret italiano, e sui quali documenti la storia si assesta. E non è l'idea di Flavio Aurelio, voglio dire, quella che porto in scena, ma è un'idea che viene desunta dai documenti. Una storia sorprendente, affascinante, una storia che mette insieme tante cose che le persone hanno già nella testa ma che non hanno mai visto collegate in questo modo. Ed è una storia anche estremamente divertente, perché è ricca di aneddoti, di situazioni, di testi e di citazioni che io porterò in scena e che non sicuramente allieteranno. Buonasera. Il dire in onda è stato un lapsus, perché avremo qualche novità, magari finirà anche in TV oppure no, solo in teatro? Non lo so, la TV l'ho fatta in passato, in questo momento non fa parte della mia vita. Se ci saranno delle opportunità di fare delle cose carine le farò, non so assolutamente, non credo che tornerò in televisione per fare, diciamo, le performance artistiche. Mi piacerebbe utilizzare il mezzo per promuovere il lavoro che sto facendo legato appunto all'attività di ricerca sul cabaret e all'attività di ricerca che effettuo con l'archivio storico. E questa è la cosa che mi interessa di più in questo momento. Una grande mano me la sta dando il Teatro della Cooperativa e Renato Sarti. Sono ben felice di essere qui e aspetto, come sempre, chi vuole e può, questa sera sono qua. Beh, ricordiamo che i biglietti si possono ancora comprare online, ma un consiglio per i milanesi che vedranno lo spettacolo: devono prepararsi in qualche modo, qualche attesa in particolare? Si preparino alle sorprese, perché si parla sempre di cabaret milanese, ma il cabaret non è milanese. Il cabaret è stato a Milano, ma non è milanese, perché è stato, diciamo, fatto e costruito da personaggi, artisti che arrivavano da tutte le parti d'Italia. Per cui uno snodo centrale, uno snodo fondamentale nella storia di questo genere in Italia, Milano è stato l'epicentro di tutto, Milano è stata la casa di tutti, ma quei tutti arrivavano da Roma, dal Piemonte, dal Veneto, dalla Liguria, da tutte le parti d'Italia, di tutto di più. E quindi benvenga il detto il cabaret a Milano, il cabaret milanese non ha lo stesso effetto. Per cui i milanesi vengano qui per sfatare un po' questo luogo comune, o sentirlo sfatare. Divertirsi e imparare anche a questo punto, direi. Beh, sai cosa? Sono notizie che non ci sono sui libri, perché queste ricerche le trovate solo su un libro che io ho pubblicato, che si intitola L'arte ribelle, che è appunto la storia ricostruita attraverso i documenti, una storia che in Italia è pressoché sconosciuta, per non dire proprio totalmente sconosciuta, però finalmente è tornata alla luce, finalmente è stata messa nero su bianco, l'ho pubblicata con Sagom Editore nel 2019. Trovate il libro, lo trovate nelle librerie su Amazon, insomma, ed è un racconto che non trovate da nessun'altra parte, perché i libri lo ignorano. Allora direi così, andiamo in onda in questo modo, utilizzando il network di Milano News per dare le informazioni ai milanesi che possono venire da questa sera fino a domenica, tutti i giorni alle 20, tranne domenica alle 17 lo spettacolo, giusto? Sono corrette queste informazioni? Giovedì alle 19.30, gli altri giorni 20, domenica 17, comunque sul sito trovo. Abbiamo tutte le informazioni, esatto. Io non posso che invitarvi a partecipare, fateci sapere poi cosa ne pensate.
e Flavio, cercherò di darle del tu una volta a teatro. Va bene. Comunque questa è una storia che i milanesi dovrebbero conoscere, è una storia molto bella per la città, è una storia che non si conosce, per cui venite a conoscerla. Conosciamo qualcosa di nuovo, non solo della nostra città, con il teatro. Grazie, grazie Flavio per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, buona serata. Grazie a voi dell'opportunità, ciao. Ciao.